Pasqualino Codognoto, sindaco di San Michele al Tagliamento, volevo chiederle un commento sulla presa di posizione del sindaco di Piazza. Io immagino che molti sindaci siano d'accordo, magari non tanto con la possibilità che Piazza avrà di togliere le bandiere il giorno della festa della Repubblica, ma su tutto il resto, su quello che ha detto, sulla serenità per un lavoro alla fine del mese, che si sente incapace, impotente di fronte ai concittadini che chiedono i buoni per i figli che vanno a scuola, il sostegno per il genitore non più autosufficiente. Queste sono risposte che in qualche modo possono scuotere sì l'opinione pubblica, ma devono anche permettere di dare una mossa a Roma e a questo governo. Allora, io credo sia così e credo che lei in qualche modo sia almeno in parte d'accordo, sì, con il sindaco Piazza. Allora, i concetti espressi sono condivisibili. Abbiamo una rigidità assoluta oggi nella gestione delle nostre risorse, di quelle che abbiamo, che sono frutto e derivano dal nostro territorio e che non possiamo spendere per la rigidità di questo patto di stabilità. Ora, premetto subito che io le bandiere non le tolgo, né quella italiana né quella europea che normalmente gli è accanto, ma certamente sarò a Venezia però. Sarò a Venezia giovedì dopodomani, perché bisogna dire a questo governo che i comuni che hanno sempre rispettato le regole, che sono sempre stati ligi nel far tornare i conti, nel farli quadrare, eccetera, devono avere un po' più di possibilità di spendere le risorse che essi stessi hanno. Signor sindaco, ma il ministro Passero non aveva detto che in qualche modo erano a disposizione 100 miliardi per pagare le pubbliche amministrazioni? Allora, da quanto io ho inteso, adesso speriamo che arrivino dei documenti ufficiali, c'era la possibilità di pagare le imprese in tempi molto più veloci, diciamo allentando un po' la corda per quanto riguarda i lavori pubblici. Io dico proprio questo, sulla scorta di quello del ragionamento fatto da prima: se siamo in regola, se siamo virtuosi, se abbiamo fatto le cose bene, se abbiamo sacrificato tutto pur di mantenere i conti in regola, devono darci assolutamente la possibilità, quantomeno negli investimenti, perché gli investimenti significano lavori pubblici, significa far rimuovere un po' l'economia, significa dare lavoro. Su questo devono assolutamente darci la possibilità. Io non riesco a capire, signor sindaco Codognoto, come mai un comune, ma esiste solo in Italia una cosa del genere, come mai un comune che incassa diversi milioni di euro non può spenderli? In base a che cosa trasgredirebbe se riuscisse a spendere questi soldi? Perché un comune che ha una cassaforte con tanti milioni di euro non ha la chiave per aprire la cassaforte? È inaccettabile, in Germania non succede una cosa del genere. Concordo con lei, su questo punto è anche difficile spiegare alla gente questo. È impossibile. Ecco, lei prima, lì si riferiva anche all'IMU, cioè voglio dire, noi chiediamo alla gente un IMU per le seconde case anche elevato, per dirgli che cosa? Che ci servono solo per pareggiare il bilancio. Perché? Perché il 40% di questa IMU circa dobbiamo darla allo Stato. È difficile anche da spiegare. Io capisco i cittadini che si arrabbiano e si arrabbiano, ma sappiano i cittadini che si arrabbiano anche i sindaci su questo, certo, e che cercheremo di fargliela capire questa cosa, ecco, distinguendo, questo voglio dirlo chiaramente, distinguendo quelli che sono i comuni virtuosi da quelli che continuano, certo, a fare debiti. Non possiamo stare sempre sullo stesso piano. Chi si comporta, per carità, con tutte le peculiarità di ogni comune, con le difficoltà, eccetera, ma chi sta alle regole, in qualche maniera deve essere riconosciuto. Non è giusto che un contribuente di un comune virtuoso come quello di San Michele ripiani i debiti di un comune X di un'altra parte d'Italia. Questo, diciamo, che una sorta di solidarietà ci deve essere, questo però non può essere così forte da, certo, compromettere la crescita, bene, di un territorio. Ringraziamo Pasqualino Codognoto, rimanga ancora con noi. Grazie.